Durante una delle puntate di Verissimo, Silvia Toffanin ha preso parte a un siparietto insieme a Tiziano Ferro e Gerry Scotti. I tre infatti hanno finto di partecipare a una puntata di Caduta Libera e dovevano rispondere a diverse domande, sfidandosi per arrivare fino alla fine. Ecco quindi che i due si sono sfidati a colpi di quiz e battute, come quella di Tiziano Ferro che si è autodefinito un ingegnere con la passione per la musica. «Non so cantare, faccio solo karaoke», così, scatenando l'ilarità del pubblico. Tra le domande poste alla conduttrice ce n'è stata una che chiedeva quale fosse stato il suo relatore di tesi. La Toffanin ha risposto correttamente, poi c'è stata occasione di parlare di altri aneddoti che la riguardavano. Poi però è arrivata una domanda molto difficile per la conduttrice. Qual era il soprannome della persona seduta alla 15ª fila nella puntata del 15 novembre di Verissimo? Un quesito praticamente impossibile da rispondere correttamente e infatti la Toffanin non è riuscita a trovare la risposta. Come da tradizione del programma, la donna è caduta nella botola proprio un passo dalla vittoria. La conduttrice così è sparita tra le risate del pubblico che non l'aveva mai vista mettersi in gioco fino a tal punto. Per chi fosse curioso, la risposta alla domanda era utile dipendente.